Il nostro incontro ha un titolo che a me sulle prime era sembrato un po' complicato: sistema giustizia, disordine e criminalità. Mi venivano in mente solo banalità, tipo che il disordine crea un sistema giustizia disordinato e quindi c'è la criminalità, e chiaramente non poteva essere questa la lettura stupidina che era appropriata a questo convegno. In realtà, in questi giorni, ieri, oggi, sentendo i vari oratori, diverse sono le suggestioni che poi portano a parlare di sistema giustizia, disordine e criminalità. Io ripartirei volentieri da dove si è chiusa la conferenza del professor Cornelli ieri pomeriggio. Ci ha parlato, per chi non c'era, della sociologia della paura sostanzialmente, e in qualche modo come la paura influenza anche le forme del nostro governo. Cornelli ieri ha chiuso parlando di Hobbes e di come Hobbes ci ha spiegato come si è costruito lo Stato o la comunità, cioè partendo dalla rinuncia di ciascuno di noi a il proprio senso arbitrario di giustizia, la rinuncia di una parte della propria libertà e della propria prepotenza, per costruire invece una comunità che assicurasse a tutti, deboli e forti, adeguate garanzie e una comunità che fosse capace di rispondere ai bisogni di tutti. Se questa è l'origine dello Stato, della comunità statale e delle sue funzioni, cioè assecondare, soddisfare i bisogni coloro che abitano in un territorio, tutti indipendentemente dalla loro provenienza e indipendentemente dall'appartenenza a un certo censo, e se questa è la partenza e ad arriviamo ad oggi, allora forse dovremmo riflettere e verificare se le risposte ai bisogni sono adeguate. E per tornare alla nostra conferenza, viene il dubbio, più di un dubbio, a chi opera a vario titolo, perché è dipendente pubblico o perché è un libero professionista nell'ambito della giustizia, se al nostro sistema di giustizia, in modo particolare al sistema penale, non sono state attribuite più funzioni e quindi più responsabilità di quelle che naturalmente questo sistema dovrebbe avere. E se quindi la risposta, diciamo, penale che è stata data ai problemi che sorgono ovviamente dal disordine sociale e della criminalità sia la risposta, o se invece sia la risposta adeguata, se sia l'unica risposta, se sia l'unica possibile, o se forse non dovrebbero intervenire più risposte a livelli diversi, in modo che il disordine sociale, come dicevo prima con qualcuno, non diventi piuttosto creatività sociale, e la criminalità, il fenomeno criminale, sia un fenomeno residuale, o almeno ciò che è considerato criminale sia esattamente come un'isola nell'oceano. Quindi l'oceano è la legalità, è il comportamento che viene affrontato con strumenti diversi dalla sanzione criminale, e la criminalità è il portato penale, è la piccola isola, il piccolo atollo dove insomma effettivamente si opera con severità, con la severità dello strumento penale. Certo, ora io non mi dilungo oltre perché in realtà quello che dico io non è tanto importante, è più importante che di questi ragionamenti parliamo con i nostri interlocutori, che adesso vi presento brevemente. Alla mia sinistra c'è il professor Adolfo Cetti, che oltre a essere professore di criminologia all'Università Milano Bicocca è anche, ci tiene a che io lo ricordi, docente di mediazione reo vittima e giustizia riparativa. Ha impiegato molti degli ultimi suoi anni di lavoro e di studio in una difficilissima applicazione della giustizia riparativa, cioè gli ultimi suoi 7 anni di lavoro sono stati dedicati a favorire la riparazione, l'incontro, il dialogo e lo scambio tra
vittime e carnefici e di un periodo della nostra storia non tanto recente, ma insomma quella del terrorismo, tra i principali esponenti del brigatismo, di prima linea, e se poi dimentico, e anche forse con qualcosa delle versioni del sì, brigatismo, BR, sì, ok? Sì, sì, sì. E anche, poi mi diceva anche con alcuni degli esponenti delle versioni di destra, e le vittime dei loro reati. E questo è un esempio di giustizia riparativa, cioè di quello che potrebbe essere la giustizia riparativa, del percorso che lo Stato dovrebbe avviare, niente, ci spiega meglio lui su il ragionamento sul disordine sociale, la sanzione penale, come interviene, se interviene proficuamente o invece negativamente, che cos'è la giustizia riparativa, che cos'è il welfare di comunità. Grazie Livio di questo invito che mi onora, sono contentissimo di essere qui, corro un po' perché il tempo non è molto. In un articolo pubblicato nel 1982 per gli addetti ai lavori, sono cose molto note, due criminologi, Wilson e Kelling, scrivono un articolo intitolato Broken Windows, in cui descrivono il percorso attraverso cui il disordine, la paura e la criminalità, a loro giudizio, si influenzano reciprocamente. La violazione di norme sociali condivise, prima ancora della violazione di norme giuridiche, riguardante l'utilizzo degli spazi pubblici, cioè a dire segni di inciviltà, creano a loro giudizio situazioni di degrado e di abbandono di aree che, in quanto luoghi insicuri, rischiano di diventare zone preferenziali per lo svolgimento di attività illecite. Ai primi segnali di degrado, infatti, si tende, a loro giudizio, a evitare quelle aree percepite come pericolose che col tempo, diminuendo il controllo sociale informale esercitato dagli abitanti, per favore, diventano sempre più a rischio di criminalità. Come sintetizza Marzo Barbagli, che in Italia ha approfondito questa tesi, le persone ritenute responsabili di queste piccole violazioni, i tossicodipendenti, gli ubriachi, persino i senza fissa dimora, vengono poi considerati una minaccia perché imprevedibili e dunque, capaci di tutto, anche di commettere reati violenti. Secondo Wilson e Kelling, il degrado, in assenza di tempestivi interventi riparatori, si autopropaga ed è contagioso, come dimostrerebbe anche un famosissimo esperimento condotto da Zimbardo, che forse molti di voi conoscono, sull'abbandono delle automobili in due quartieri londinesi. Tornando a Wilson e Kelling, in sintesi, loro sostengono che il senso di abbandono conduce a forme di degrado che si diffondono progressivamente e che, se non sono prontamente arrestate, creano un ambiente favorevole ai crimini di strada. Gli assunti di questa tesi sono stati prepotentemente smentiti da un punto di vista empirico da numerose ricerche. Una su tutte, quella che ha fatto uno studioso di altissimo profilo che oggi insegna a Columbia University, Bernard Harcourt, che è anche un amico, Illusion of Order nel 2001, spazza via in un certo senso tutte le ipotesi che Wilson e Kelling e molte altre ricerche avevano cercato di costruire e che sono state fatte poi proprie dalle politiche tolleranza zero di Rudolf Giuliani, che per esempio l'ex sindaco, per fortuna, della città in cui abito, Albertini, era stato un discepolo. Ma non bisogna fare i superiori. Con queste ipotesi di lavoro occorre fare i conti, anche perché hanno dato il via a un mutamento culturale nel pensiero criminologico e nelle sensibilità istituzionali,
che hanno proposto una visione semplificata di come deve essere una società ben ordinata. La lettura delle inciviltà che infastidiscono, preoccupano, disgustano avviene oggi attraverso l'enfatizzazione del paradigma del disordine urbano. Esse sono interpretate come un segnale di disordine che sta disarticolando, che sta creando barbarie, inciviltà appunto, che si impadroniscono delle città, di un rapido scivolamento verso una condizione di un caos che potrebbe diventare anche ingovernabile. Il disordine finisce col rappresentare anche un indicatore di crisi di sistemi di controllo sociale formale. Le difficoltà incontrate nel garantire una dignitosa qualità di vita nei quartieri costituisce per i cittadini un campanello di allarme delle difficoltà delle istituzioni nel garantire la loro incolumità. Se un tempo le esperienze collettive di insicurezza riguardavano quasi esclusivamente le classi più disagiate, oggi sono diventati invece preoccupazioni quotidiane di chiunque possieda un'automobile, lasci la casa incustodita durante la giornata, usi la metropolitana o cammini per le strade nelle città durante le ore notturne. In sintesi, tutte queste trasformazioni hanno contribuito decisamente a erodere la vita comunitaria e il mito che l'autorità, lo Stato sovrano, sia in grado di erogare legge e ordine. Questa visione diffusa restituisce in modo paradossale una piena legittimità alle istanze di controllo coercitivo. Questo lo riprenderò tra poco, ma a questa visione si accompagna anche una emersione, un'ampia diffusione di un pensiero criminologico di stampo conservatore, di teorie che tornano a guardare al comportamento deviante come l'esito di una scelta razionale e di situazioni occasionali favorevoli. L'occasione fa l'uomo ladro, per dirla in breve. Qui ci sono tutte le teorie di Cohen e Felson sulle scelte razionali, dove torna a guardare al delinquente come un soggetto che in una determinata situazione, se manca per esempio un controllore, è portato naturalmente a compiere un atto predatorio. E tutta questa visione cancella di un solo botto la lettura delle condizioni strutturali che invece hanno preceduto gli anni precedenti, sono state condotte negli anni precedenti. Quella che è una parola d'ordine oggi è prevenzione situazionale, a indicare progetti e iniziative sviluppati a livello locale e aziendale, rivolti a rinforzare la sorveglianza di luoghi più vulnerabili, attraverso per esempio la videosorveglianza nelle metropolitane, nei locali commerciali, nelle piazze, i sistemi di allarme, a diminuire l'appetibilità dei beni da depredare, per esempio tutti i sistemi antitaccheggio presenti nei centri commerciali, gli strumenti di rintracciabilità delle banconote. Con ciò ne risulta la totale rinuncia da parte delle agenzie istituzionali centrali e delle criminologie esse contigue a formulare programmi di ampio respiro di contrasto alla criminalità. Gli hotspot, che sono i punti caldi, i beni caldi, sono gli obiettivi sui quali convergono le istanze di controllo sociale. La finalità non è quella di correggere i comportamenti o le eventuali patologie individuali, quanto quella di proteggere e di ridefinire le aree urbane più esposte al rischio di attacchi e di beni. Questa è la prevenzione situazionale. L'interfaccia di queste tesi è costituita dalle posizioni culturali e politiche che esaltano
in campo penale le forme di giustizia espressiva. La pena incorpora sempre meno ambiguamente finalità di neutralizzazione, cioè di incapacitazione, che negli Stati Uniti si sostanziano nell'impedire al delinquente di commettere reati attraverso il prolungamento della detenzione nei casi di prognosi di pericolosità e di recidiva. Si assiste, in altri termini, al ritorno di un modello di giustizia fortemente retributivo basato sulla maggiore severità della pena. Questo è importante da capire perché tutti quegli elementi che Beccaria ci ha insegnato a essere così decisivi, la proporzionalità, la prontezza, l'infallibilità e la dolcezza, implodono rispetto alla questione della severità. Si punta tutto sulla deterrenza e soprattutto non sono più le caratteristiche individuali a costituire il presupposto e l'oggetto delle strategie di controllo, quanto invece, questo è molto importante, quegli indici di probabilità che consentono di ricondurre determinati soggetti a specifiche classi pericolose. Migranti, clandestini, terroristi, delinquenti sessuali, persone incivili. Ecco, a partire dalle statistiche di rischio, cioè quanto c'è il rischio che una persona rientri in una di queste categorie, che sono simili a quelle usate per le finalità assicurative e che rispondono a logiche attuariali, si attuano politiche di gestione razionale di categorie nuove, non di soggetti antisociali. È proprio una mentalità istituzionale politica che negli anni 90 si è fatta molto sentire in vari paesi e io adesso non ho tempo di entrare nei particolari, ma negli Stati Uniti le civility laws, gli ASBO in Inghilterra e le ordinanze sindacali in Italia sono tre esempi concreti di come si è fatta politica per lavorare sull'inciviltà con dei provvedimenti volti appunto a creare l'impossibilità per certi soggetti di entrare in certi luoghi, di sostare in altri, di bere alcolici in pubblico, di vendere giornali o riviste, di chiedere l'elemosina. In Inghilterra, per esempio, gli ASBO sono questi anti-social behavior orders sui quali le politiche di Blair hanno giocato una partita piuttosto rilevante, attraverso i quali si è preso una categoria clinica che è quella degli antisociali e la si è portata dentro la politica, facendo sì che individui o gruppi, solitamente adolescenti o giovani adulti, scusate, ho una fastidiosissima tosse, venissero controllati dai sistemi sociali e penali ogni volta tenessero comportamenti che non erano necessariamente penalmente rilevanti, ma di disturbo dell'ordine pubblico. In Italia sulle ordinanze sindacali è dovuta intervenire addirittura la Corte Costituzionale per interrompere una serie di provvedimenti che andavano nella direzione di eliminare quei gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana. Ora, io credo che sia molto importante comprendere come questa spasmodica attenzione alle inciviltà, quale segnale di un degrado delle civiltà e di un rischio di ritorno alle barbarie, sostiene delle misure di immunizzazione che non fanno altro che esasperare l'atomizzazione individuale e la crisi del legame sociale. Che cosa significa immunizzazione? Significa che molte idee politiche ultimamente hanno giocato le loro tendenze sulla con uno sguardo dove si raccoglie
un'istanza che si dice venire dalla popolazione, ma che in realtà poi è anche calata dall'alto, il cui slogan è non vogliamo essere contaminati e che chiediamo di essere immunizzati. Da che cosa? Dall'inciviltà, dal disordine, perché questo poi produce paura. Lo si chiede alla politica, ma l'istanza contiene già in sé la risposta, che è l'eliminazione del virus. La domanda attuale di sicurezza sottende una visione del mondo fondata sul codice binario amico-nemico e traccia in questo modo il solco all'interno del quale si inscrivono necessariamente le risposte politiche. Necessariamente in quanto incapaci di scomporre la domanda di sicurezza e di recuperare la complessità delle passioni, dei bisogni e dei conflitti che la sostanziano. La priorità di voler vivere una vita settica, immunizzata, priva di rischi, si nutre dell'idea, ormai internalizzata nella coscienza sociale, che ogni conflitto possa essere governato e debba essere rimosso. E naturalmente non può essere così. Che cosa c'è di meglio che il sistema penale per delegare questa funzione che si autoriproduce in modo molto perverso? Niente di meglio e niente di più facile. Una dislocazione dei conflitti all'interno della sfera penale, ma conflitti che sono irrisolti, perché sono conflitti che contengono appunto passioni e questioni che sono molto più complesse della parola inciviltà. Sono tensioni sociali, conflitti sociali, sono domande che vengono invece rilette e depositate nella sfera penale, che naturalmente crea poi quello che stamattina è stato detto molto bene, una lettura amico-nemico e soprattutto uno scontro tra normalità e devianza che toglie, a mio modo di vedere, invece la concretezza dei problemi che io vorrei, nei minuti che mi rimangono, provare a complessificare. Sì, sarà difficile, ma ci proverò. Quello che in sintesi è successo nel giro di pochi anni è proprio questo passaggio da un sistema di welfare penale assistenziale, cioè all'idea che almeno la rieducazione dovesse essere al centro delle nostre attenzioni, a invece a un'aspirazione della politica di considerare i conflitti sociali come quello che ho descritto poc'anzi, e quindi di astenersi dall'affrontarli e di delegarli alla sfera penale. Però io vorrei che fosse chiara una cosa: noi possiamo aspirare a erigere delle barriere, a difenderci, ma non ci dobbiamo poi lamentare se nei nostri contesti di vita fa irruzione in modo prepotente uno spaesamento urbano, relazionale e identitario. Cioè tutto quello che arriva dal problema che fa sorgere il disordine urbano, noi possiamo cercare di delegarlo alla sfera penale. La politica può far finta che non esistano questi conflitti, ma lo spaesamento urbano è quella che io definisco con Roberto Cornelli, prendendo a prestito da Benedetto Saraceno, sofferenza urbana, diventa l'elemento cardine invece su cui concentrare la nostra attenzione. Dobbiamo cambiare il linguaggio, dobbiamo fare uno shift di linguaggio, passare dalla parola inciviltà, dalla parola appunto disordine sociale, alla questione della sofferenza urbana. Un problema da mettere a fuoco non è quello di come punire i crimini di strada o i comportamenti incivili, ma di cominciare a guardare a quelle situazioni di nuovo
come a dei problemi sociali che chiedono delle risposte intelligenti. E il punto di partenza di quello che io vorrei dire è che è necessario assolutamente ritornare a parlare di sistemi di welfare, che sembra forse una bestemmia in un momento come questo. Io sono molto impegnato in un progetto a Milano, su un progetto di welfare di comunità, e bisogna imparare a guardare la società nel loro ritornare a guardare le società nel loro complesso, tutte quelle sofferenze urbane che le trasformazioni sociali, economiche e dei sistemi di protezione sociale stanno svelando sempre più. Sofferenze diffuse che toccano persone vulnerabili, precarie, ma non per forza economicamente svantaggiate. Ci sono coppie di giovani in cerca di un'abitazione che rientrano, a mio modo di vedere, dentro a queste categorie, che in momenti e situazioni particolarmente difficili si caricano di paure, disperazione, diffidenza e conflitti. E le situazioni di disordine sociale capitano all'interno di questi contesti familiari, perché sono piccole situazioni normali che scoppiano, e questa è sofferenza urbana. Ora, che fare? Io ho quattro parole, devo andare velocissimo, però ho quattro parole sulle quali lavoro da tempo e che mi piacerebbe almeno restituirvi come un vettore di senso che sposta completamente la logica, diciamo, dal penale al welfare. Queste parole sono resilienza di comunità, ascolto, mediazione sociale dei conflitti e diritti capacità, la parola diritti capacità come la intendono soprattutto Martha Nussbaum e altri studiosi. Che cosa voglio dire sulla resilienza di comunità? Poi semmai sul resto vado molto veloce, perché è il punto più importante. Voi sapete che la parola resilienza è un vocabolo coniato in fisica dei materiali per indicare la resistenza a una rottura dinamica determinabile con una prova d'urto. Per noi la resilienza può essere definita come la capacità di far fronte, di resistere, di integrare, di costruire, nonostante la presenza di circostanze individuali o sociali avverse. Io lavoro tantissimo nei quartieri, diciamo, più deprivilegiati di Milano, i territori dove avvengono le inciviltà, dove si manifesta più prepotentemente il disordine, che sono caratterizzati oggi da shock culturali che derivano da coesistenze di persone, spesso ostili le une alle altre, e in competizione nell'accesso ai servizi. Il concetto di resilienza applicato a un contesto di comunità, meglio a un territorio di appartenenza, perché la parola comunità è molto complessa, si declina come un processo, ovvero come una dinamica attraverso cui gli attori sociali interagiscono, e qui mi rifaccio a quello che è stato detto anche stamattina, attivamente con le circostanze. La resilienza, se riferita a un sistema sociale, diventa resilienza proattiva in quanto genera collaborazioni, comportamenti partecipativi tra persone, famiglie, gruppi sociali, istituzioni che agiscono e promuovono strategie di coping per fronteggiare situazioni socialmente complesse. Quello che intendo sottolineare è che i territori e i loro abitanti possiedono molto spesso delle potenzialità diverse di resistenza alla scarsità di risorse o al darsi di situazioni altamente problematiche, per esempio la presenza di decine di etnie diverse che abitano una stessa cittadina, e possono essere resilienti o invece fragili a seconda delle circostanze, a seconda che si dispieghi o meno un processo attivo nelle relazioni dinamiche fra le persone e il contesto sociale, relazionale e istituzionale.
È con grande orgoglio che posso dire che l'attuale amministrazione a Milano ha capito a fondo queste cose. Diamogli anche un nome, per Francesco Maiorino, con lui siamo riusciti a cominciare a fare da 2 anni un lavoro che si applica sulla resilienza, che quindi non designa la semplice abilità di resistere, chiudo tra un minuto, agli eventi avversativi, ma definisce una dinamica positiva svolta al controllo degli eventi e alla costruzione di percorsi compartecipati. Si parla quindi di comunità solidale, di welfare di comunità, per indicare un modello di politica che, modificando fondamenti, rapporti tra istituzioni e società civile, garantisce maggiore soggettività e protagonismo alla comunità civile, aiutandola nella realizzazione di un percorso di auto-organizzazione e di autodeterminazione fondato sui valori dello sviluppo umano, della coesione sociale e del bene comune. Quindi quartieri deprivilegiati che si auto-organizzano sulla base dell'ascolto che fanno mediatori sociali, per, con una visione bottom-up, cioè dal basso verso l'alto, e top-down, perché ovviamente l'amministrazione comunale interviene in questo caso con una ristrutturazione globale dei servizi, ma dal basso noi, attraverso l'ascolto della popolazione, costruiamo delle domande compartecipate, intervenendo attraverso la mediazione dei conflitti sociali e cercando di aiutare i cittadini di questi quartieri a costruire capacità, cioè competenze attive, come le definisce Marta Nussbaum. Su questo ci sarebbe moltissimo altro da dire, ho preso troppo tempo, spero di essere stato chiaro, perché i temi sono difficili, e ringrazio per l'ascolto. Allora, professor Ceretti è stato chiarissimo e ha anche avuto il pregio di lasciarci con un filo di speranza, cioè che ogni tanto qualcosa di buono può accadere e che la nostra comunità, le nostre comunità e gli enti pubblici a volte trovano anche le risposte appropriate. Con il dottor Borgna, che è procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Torino e che è anche autore di una serie di saggi, tra cui un testo che parla di immigrazione. Il titolo preciso è Clandestinità e altri errori di destra e di sinistra. Affronterei il tema che prima annunciavo dell'uso dello strumento penale in zone e in ambiti e per governare fenomeni che non solo meriterebbero. Il professor Ceretti prima parlava del naturale conflitto sociale. Cosa succede quando il naturale conflitto sociale è trattato con lo strumento penale anziché con gli strumenti del welfare? Un esempio per tutti è la criminalizzazione in cui in questi anni sempre più abbiamo assistito del fenomeno dell'immigrazione. Sì, io penso che ci sia una norma che è un po' il manifesto dell'uso ideologico della paura, della tendenza ad enfatizzare le paure e agitare queste paure come un vessillo senza peraltro dare risposte reali a queste, alle paure stesse. E la norma manifesto è l'articolo 10 bis che è stato inserito nel testo unico sull'immigrazione, il reato di irregolare presenza sul territorio dello Stato, giornalisticamente chiamato reato di clandestinità. Perché dico che questa è una norma manifesto di questa ideologia della paura? Perché è una norma che assolutamente, io penso che tutti gli operatori del settore, qualunque sia la loro tendenza politica, insomma, siano concordi a dire questo, è una norma assolutamente iniqua, e oltre ad essere iniqua è anche inutile. Iniqua perché schiaccia contro il muro della illegalità
persone che sono in situazioni completamente diverse, cioè penalizzando il mero stato d'essere, essere irregolari in Italia, mette, ripeto, schiaccia contro il muro della legalità il delinquente, quello che è irregolare perché vuole essere irregolare, ha scelto di essere irregolare per commettere più tranquillamente dei reati anche gravi, e chi è irregolare ma non vorrebbe, fa di tutto per non essere irregolare, magari ha trovato un lavoro in Italia, ha una famiglia che lo ospita, ha cercato in tutti i modi di regolarizzarsi, di entrare o di diventare comunque, di entrare regolarmente in Italia o di regolarizzarsi, ma non ci è riuscito per, inutile che lo spieghi a voi, per la farraginosità estrema della nostra normativa che disciplina gli ingressi in Italia di chi viene alla ricerca di lavoro. Io penso che chiunque di voi conosca il carvario di che le famiglie devono affrontare quando, soprattutto adesso che i decreti flussi non ci sono più ormai, quindi tutta la politica dei flussi è saltata perché è da tre anni che i decreti flussi non ci sono, e quindi è inutile che perda tempo a descrivervi questo, lo sapete benissimo. Allora, nel momento in cui noi abbiamo un sistema che costringe all'illegalità, o meglio all'irregolarità, per queste norme amministrative che regolano l'ingresso, e poi a un certo punto diciamo va bene, sapete cosa c'è, che essere, da oggi in poi, si dice nel 2009, da oggi in poi essere regolare è anche un reato, oltre a essere sottoporto a rischio di espulsione eccetera eccetera, è anche un reato. Questa cosa è una cosa, è una grida manzoniana, è una cosa che, come tutte le norme inapplicabili, spaventa il debile, il debole, l'umole, l'onesto, diciamocelo, e come si direbbe a Napoli, fa un bacio, fa un torciglione a chi invece è veramente un delinquente. Quindi è una norma ideologica, ma è una norma anche inutile, perché di nuovo qua mi pare che non ci sia bisogno di spiegare molto, affrontare, pensare di affrontare fenomeni di massa con lo strumento del processo penale è assolutamente illusorio, perché non si può, il processo penale è una cosa complicata, lunga, complessa, costosa, e non si può pensare di celebrare così tanti processi quanti sono le persone regolarmente presenti in Italia. Io trovo molto grave, la ringrazio di aver introdotto su questo argomento perché ci tenevo a dire questo, io trovo molto grave che il governo non abbia esercitato la delega che era stata data nella legge 67 sulla depenalizzazione del 10 bis. È stata esercitata, voi sapete, ci fu la legge 67 approvata al Parlamento, prevede che una lista di reati possono essere depenalizzati secondo le modalità che sceglierà il governo con i decreti legislativi. Vengono depenalizzati dal governo, vengono depenalizzati tutti i reati della lista tranne uno, il 10 bis. Io trovo che sia stato molto grave questa cosa di non depenalizzare il 10 bis, perché trovo che questo sia veramente un sintomo di debolezza politica, cioè di incapacità di essere leader veramente anche delle proprie opinioni pubbliche, delle opinioni pubbliche che si tende a rappresentare, perché sappiamo il ragionamento che ci è stato fatto, ci è stato detto, ma sì, tanto sappiamo che non serve a niente, lo depenalizzeremo in un futuro, è stato detto chiaramente, lo sappiamo che non serve a niente, prima o poi lo depenalizzeremo, ma in questo momento in cui c'è l'esplosione del terrorismo e il terrorismo, le notizie sul terrorismo sono spesso mescolate alla denuncia del mancato governo del fenomeno dell'immigrazione, in questo momento non riusciamo a far comprendere alla gente, ai cittadini, agli elettori, che questa norma, che è soltanto una norma manifesto, che è soltanto un'affermazione di principio, che sappiamo che non serve a niente, ma togliere questa affermazione di principio per cui essere regolarmente presente in Italia è un reato, è una cosa che non riusciamo a fare. Questa giustificazione che è stata data esplicitamente, io la trovo gravissima, perché è una confessione di incapacità politica, è una confessione di non essere capaci di orientare il proprio elettorato, i cittadini. Ma voi pensate, adesso ho quasi vergogna a fare paragoni come questo, ma voi pensate negli anni subito dopo la guerra, quando Schumann, Adenauer, De Gasperi
incominciarono a parlare e a realizzare un'idea di Europa unita, parlavano a popoli che si erano massacrati fino a pochi mesi prima, a popoli che si erano presi le bombe in testa, che avevano distrutto le loro case, che avevano i figli che erano andati a combattere in un altro paese e non erano tornati, popoli che si odiavano. Voi pensate, io vengo da una zona, le Langhe, dove quando ero piccolo la parola tedesco era considerata una parolaccia per quel che avevano fatto i tedeschi, nemmeno nazista, cioè l'idea che ci fosse un tedesco buono era inconcepibile, cioè c'era un odio negli anni 50 quando ero bambinetto, c'era un odio veramente terribile. Ora, andare a parlare a quelle opinioni pubbliche di creare un'Europa unita era il segno di una classe politica che aveva una capacità, una visione, una capacità di essere leader. Questa mancanza che c'è oggi in Italia è la cosa che più in Italia, diciamo pure in Europa, anche se la Merkel ad esempio in Germania ha dato dei segnali diversi, ma a parte l'eccezione della Merkel direi che c'è in Europa questa incapacità, è la cosa più preoccupante. Ma se vuole farmi altre domande, se no faccio un passaggio successivo. Quello che volevo dire ancora è questo. Allora, siamo tutti contrari alla ideologizzazione della paura, all'usare le paure come vessilli, come impresari della paura, per investire questa cosa a livello politico, capitalizzare questa paura a livello politico, come è venuto in Italia, è inutile che ve lo descriva negli ultimi 20-25 anni. Siamo tutti d'accordo su questo, però c'è un punto su cui io insisto da sempre, Livio Pepino sa che su questo punto abbiamo ingaggiato polemiche, discussioni tra amici da quasi 20 anni, insomma c'è un punto su cui io amo insistere, è che queste paure, sia pur gonfiate, si fondano, parlo al passato perché qua faccio un'analisi su quel che è successo in Italia soprattutto nella prima metà degli anni 90, che però ha delle conseguenze ancora adesso. Si fondavano queste paure gonfiate su dei dati reali che sono quelli della criminalità di strada di cui si è parlato prima. Io ho maturato una convinzione molto profonda su questo, non tanto sulla base della mia esperienza di pubblico ministero che si occupa di sicurezza urbana, ma soprattutto sull'attività a latere che abbiamo fatto in quegli anni, parlo della metà degli anni 90 a Torino, costituito il gruppo sicurezza urbana, noi si andava spesso la sera a riunioni con i cittadini di quei quartieri più a rischio, dove il fenomeno della criminalità di strada era più diffuso, per cercare di capire, perché c'era una denuncia molto forte contro la polizia, contro i magistrati che non sapevano dare risposte, eccetera eccetera. Erano poi quei 2-3 quartieri, perché poi, questo bisogna dirlo, noi abbiamo stentato a capire quel fenomeno, cioè come incidesse la microcriminalità di strada nella vita reale delle persone, perché le statistiche ci dicevano la verità ma anche ci mentivano, perché le statistiche ci dicevano che erano diminuiti i sequestri di persone, erano crollati il numero degli omicidi, erano diminuite anche le rapine in banca, ma non ci dicevano che questo tipo di criminalità è un fenomeno a macchia di leopardo che riguarda alcuni quartieri delle grandi città e addirittura arriva a dire alcune piccole zone di alcuni quartieri dove la situazione era allora veramente invivibile e magari a 100 metri di distanza la situazione era completamente diversa, ma in quelle zone in cui la situazione era invivibile veramente il cittadino si sentiva abbandonato dallo Stato, come diceva lei prima, e lì c'è stata una strattezza nel affrontare il fenomeno che abbiamo pagato per tanti anni. Dicevo, andavamo nei quartieri a sentire le persone, a confrontarci, e trovavo tutte persone che avevano quasi sempre una storia politica di sinistra, erano vecchi comunisti, persone che avevano avuto duri, impegnate nel sindacato, erano quasi sempre persone che erano immigrati dal sud dell'Italia. E mi ricordo una signora che una sera mi disse intervenendo, era una signora che era stata una militante del PC per tanti anni, una pensionata che aveva all'epoca 70 anni, diciamo, e con quasi la voce strozzata mi disse a un certo punto:
Ma io non volevo diventare razzista, mi ci avete costretto voi gli intellettuali, eccetera, perché si aggrappavano a un'identità che era la loro identità di vecchi immigrati che rifiutavano l'idea di fare discriminazione, eccetera, ma non riuscivano ad avere risposte dallo Stato. E noi andavamo spesso con un atteggiamento un po' pedagogico, poi noi a Torino siamo famosi per avere atteggiamenti pedagogici, è un nostro difetto, no? Di voler insegnare le cose andando a spiegare alla gente nei quartieri, nei saloni parrocchiali, nelle sale delle circoscrizioni, eccetera. Io mi ricordo che una sera, io ho imparato molto da quei confronti, mi ricordo che una sera di fronte a delle reazioni un po' scomposte che c'erano state rispetto agli stranieri in generale, eccetera, eccetera, io intervenni dicendo: ma bisogna saper distinguere appunto i reati da quello che sono mera inciviltà, che sono cose che si possono affrontare diversamente. E a un certo punto disse: perché del resto voi vivete in un quartiere, Aeroporto Palazzo, noi vivete in un quartiere che è un quartiere che è di immigrazione dal sud, e io penso che anche molti di voi abbiano, le vostre famiglie abbiano vissuto in passato le discriminazioni, non si affitta ai meridionali, queste cose che succedevano a Torino, nella civilissima Torino negli anni 60, quando si diceva che non bisognava affittare le case ai meridionali perché nelle vasche da bagno seminavano il prazzema, insomma, voglio dire, erano queste persone figlie, venivano da quei percorsi, e quindi rivolgendomi a loro dissi: del resto penso che molti di voi vengono da famiglie immigrati che vengono di meridionali che sono saliti dal sud. A un certo punto dal fondo della sala sento una voce che dice: qui siamo tutti meridionali. Cioè la realtà era questa, era una realtà di gente veramente umile, di ceti deboli che avevano vissuto, e con queste persone era veramente difficile intendersi e capirsi. Allora c'è stata questa sottovalutazione che è una figlia di una preoccupazione giusta, io lo dico sempre, la preoccupazione giusta qual era e qual è? Quella che ha spiegato molto bene prima il professor Ceretti: non si può pensare, la preoccupazione giusta è quella della cosiddetta illusione repressiva, l'idea che si risolva tutto con lo strumento del processo penale, col carcere, e non è così, non è così. La tavolozza delle risposte culturali, sociali, di integrazione, economiche, di welfare, per richiamare con una parola sola a quanto è stato detto prima, la tavolozza delle risposte deve essere molto ampia, ma anche tutte le altre risposte hanno più vigore, più senso e sono più spendibili se anche la risposta classicamente repressiva funziona, senza parlare di tolleranza zero, di buttiamo via le chiavi, tutte queste stronzate che sentiamo dire, tutte sciocchezze, ma una risposta penale che sia minima se vogliamo, ma che sia effettiva. Questo è che riguardi soltanto i fatti reati veri, i veri reati, che poi sono le rapine, gli scippi, lo spaccio di droga, queste cose qui, non certamente i reati inventati da un'ideologia che è quella. Io mi fermerei qui, poi magari intervengo dopo se volete ancora. Infatti a questo proposito, per rinforzare quest'ultimo tuo pensiero, io adesso poi c'è l'intervista al ministro Orlando e quindi si parlerà di stati generali dell'esecuzione penale. Inviterei tutte le persone che sono presenti e ovviamente quelle che sono interessate ad andarselo a vedere sul sito giustizia.it, ci sono sotto stati generali i lavori di tutti i tavoli. Andate a vedere in particolare il lavoro del tavolo 12, che è quello sanzioni di comunità e in comunità, perché prende sul serio la questione della microcriminalità. Cioè io per questione di tempo mi sono spostato molto sul welfare, che a me sta molto a cuore, ma sono perfettamente d'accordo che comunque una risposta anche dal punto di vista penale ci deve essere, ma se quella risposta va nella direzione dei lavori del tavolo 12, beh, noi facciamo un grande passo avanti, perché non è una risposta miope, repressiva, chiusa dentro a una logica carceraria, ma è una logica
che responsabilizza gli autori di quei fatti in una dimensione di rapporto con la comunità, dentro la comunità e per la comunità. Quindi direi che questo tiene insieme un'evoluzione di un discorso che altrimenti rischia di finire nelle secche di cui stavamo parlando prima. Io ancora un momento volevo aggiungere una cosa e poi farti una domanda. In effetti su questa cosa della percezione della microcriminalità non ci sono soltanto, diciamo, le fasce dei cittadini di Porta Palazzo che, no, una volta immigrati, attualmente cittadini torinesi, che si lamentano, ma sono gli stessi nuovi cittadini, cioè gli stessi immigrati che provengono da fuori, i cosiddetti extracomunitari, no? Cioè, la comunità domenicana a Spezzina, per esempio, chiede che le regole siano rispettate, e lo chiedono le loro leader perché semplicemente è complicato se la devono far rispettare da soli, cioè se siamo noi, se la legge, se noi non chiediamo il rispetto delle regole, la stessa comunità ha delle difficoltà a rispettarle spontaneamente. Non so se ho spiegato bene il punto di vista, però sono loro stessi che dicono: ma cioè, un problema di microcriminalità c'è, puniteli, no? E lasciate e separate, non ci punite perché siamo immigrati, punite coloro che delinquono, indipendentemente dal fatto che sono, no? Invece volevo chiedere a Paolo Borgna una cosa che mi ha colpito, perché io la penso diversamente da lui su questo, la questione delle impronte digitali, che ormai non è più una questione attuale perché è una questione che è stata superata, e io ho sempre pensato, contrariamente a quello che ho letto sia il tuo pensiero, che invece fosse una brutta patente di discriminazione quella della richiesta delle leggi, perché è vero che risolve tanto, no? Perché identifichiamo certamente una persona in base alle sue impronte. Ma questo vale mica solo per gli immigrati, vale anche per me, ma vale anche per tutti coloro che sono qua. E cioè, chiunque di noi, se a tutti prendessero le impronte digitali, saremmo perfettamente, ci sarebbe un po' un grande fratello, però. Beh, il grande fratello ce l'abbiamo già. Io sono d'accordo sulla discriminazione, nel senso che sarebbe bene introdurre questa regola per tutti. Del resto, quando noi andiamo a chiedere, no, quando andiamo a chiedere la carta d'identità, adesso rilasciamo le impronte. È vero, voglio essere onesto fino in fondo, che poi l'archivio delle nostre delle impronte, di me italiano che vado a farmi la carta d'identità, non viene utilizzato dallo SDI, insomma, per la verifica dei precedenti, insomma, quindi una discriminazione c'è ancora, secondo me si potrebbe superare. Io ti dico invece, le dico invece, perché ho radicato fortemente, vi dico una cosa che vi scandalizzerà, secondo me l'unica cosa buona che c'è stata nella Bossi Fini del 2002 è stata l'introduzione dell'obbligo del rilasciare le impronte all'atto del permesso di soggiorno o del rinnovo del permesso di soggiorno. E io ho sempre pensato questo, non lo penso adesso, lo pensavo già nel 2002, ho appena detto Lidia che la Bossi Fini contiene una cosa positiva, quindi io ho approfittato del fatto che c'era... Ma sulle impronte lì via Dio discutiamo da 15 anni. Io ci fu un episodio che mi fece cambiare idea, perché anch'io avevo questa idea. Io mi occupavo di tratta degli esseri, all'epoca come sostituto di tratta degli esseri umani, e facevo delle indagini in materia di nigeriani, in particolare ragazze nigeriane che venivano a lavorare sulle strade in Italia. C'era stato, la faccio breve, in comune una festicciola di ragazze vittime della tratta che si erano sottratte al gioco, avevano fatto denuncia, avevano chiesto l'articolo 18, eccetera, eccetera. E a un certo punto una suora della Caritas, che ci aiutava molto a capire le cose e che ci veniva a chiedere anche molti favori, diciamo così, per queste ragazze, permessi di soggiorno, questi favori leciti, voglio dire. E a un certo punto questa suora viene da me con i capelli dritti, perché cosa era successo? Che una ragazza che aveva denunciato la sua mamma nei confronti delle quali era stata emessa un'ordinanza cautelare, un mandato di cattura, diciamo, che era in esecuzione alla questura di Torino, la mamma è la sfruttatrice delle ragazze nigeriane, appunto. A questa festicciola della comunità nigeriana, questa ragazza aveva visto, questa festicciola organizzata dal comune, aveva visto questa mamma.
andiamo a verificare e scopriamo che non soltanto questa mamma girava liberamente, ma che una settimana prima la questura di Torino le aveva rilasciato il rinnovo del permesso di soggiorno. Perché poteva accadere questo? Quindi quella questura che la stava cercando, come era latitante, lei tecnicamente era latitante, con un certo nome ovviamente, il nome che aveva dato la polizia all'atto di alcuni controlli di strada, era una latitante, ma quella stessa persona, la stessa questura rilasciava un permesso di soggiorno. Poteva accadere questo perché soltanto nel momento in cui chiedeva il permesso di soggiorno questa persona esibiva il suo vero passaporto con il suo vero nome, le sue vere generalità, alle quali veniva rilasciato appunto il permesso di soggiorno. Quando era controllata in altre situazioni dava nomi diversi, non veniva al momento, venivano magari prese le impronte quando veniva controllata sulla, era stata a suo tempo controllata sulla strada eccetera, quindi la sua identità fisica noi la conoscevamo e quando cercavamo di catturarla cercavamo di catturare una persona che fisicamente era stata identificata, non c'era rischio d'errore, ma non potevamo sapere che quella persona quando andava in questura all'ufficio per permesso di soggiorno col suo passaporto era quella stessa persona lì. Nel momento in cui si è introdotto l'obbligo di rilasciare le impronte al momento della richiesta del permesso del soggiorno e del suo rinnovo, le due banche dati sono andate entrate in comunicazione e questo si è evitato. Quindi, del resto io penso che sia veramente una preoccupazione un po' datata questo, per quel che dicevo prima sulle impronte che noi stessi rilasciamo e anche sul fatto che noi vediamo che qua fra un po' ci chiedono l'impronta, andiamo a fare la pipì in una stazione ferroviaria, insomma, quindi lo so che non piace questo, però io penso che questo livello perlomeno di controllo sia indispensabile. Va bene, grazie, io credo che abbiamo finito. È semplicemente che quando abbiamo rinunciato a un pezzo della nostra libertà non pensavamo poi di dover rinunciare a così tanta della nostra libertà e della nostra autonomia come quella che sembra profilarsi ora con tutte le paure che ci vengono pilotate addosso, vomitate addosso, solo questo.